chiamo Chiara, ho deciso di fare volontariato con i bambini orfani in Swaziland, quindi sono qui in Swaziland e insegno ai bambini tra i 3 e i 5 anni. Ho deciso di fare un volontariato perché ho deciso di prendere un anno di pausa dagli studi in modo da sia trovare me stessa ma anche essere il più possibile utile alle persone. E ho scelto di venire qui in Swaziland perché sul sito della web ho letto di molti posti e questo era quello che mi ha preso di più. E quindi ho deciso di provare a venire qui ed è andato molto bene. Ci si sveglia di mattina, si fa colazione, poi si parte per il proprio NCP che è la scuola in cui si lavora. E una volta arrivati si lavora con la maestra del posto e si insegna ai bambini che hanno tra i 3 e i 5 anni le basi dell'inglese, quindi i numeri in inglese, i colori, i giorni della settimana, i mesi. E i bambini non parlano molto bene l'inglese e quindi è un po' una sfida, ma dà molte soddisfazioni. Verso mezzogiorno si torna a mangiare e si riparte verso le 2 quando si va a fare il homework classes, ovvero le classi per i compiti, dove ci sono ragazzi più grandi e li si aiuta con matematica, inglese, geografia, scienze, con quello di cui hanno bisogno, ma sono cose molto facili, quindi non c'è da preoccuparsi. E poi verso le 4, 4 e mezza si ritorna all'alloggio. All'Iduala Lodge. Vivere con gli altri volontari è ovviamente molto bello perché oltre a condividere alcune parti del tuo lavoro con loro, condividi anche la vita e quindi la cena, di sera si fa festa molto spesso. Nel tempo libero si possono fare un sacco di cose come passeggiate, poi si può andare anche ai safari che sono molto belli e puoi stare in piscina a prendere il sole e rilassarti. Mi piace molto il fatto che i bambini ti amino per il fatto che li rendi felici e tu dai a loro amore e visto che sono orfani sono in situazioni in cui di solito magari non hanno tanto amore e quindi sì, la felicità sulle loro facce quando ti vedono. Di sicuro sto imparando ad apprezzare le piccole cose perché come ho detto i bambini non hanno quasi niente ma sono sempre felicissimi, quindi è impossibile essere tristi quando sei vicino a loro. Consiglierei di sicuro a una persona di venire qua perché mi sta dando davvero tanto, anche se sono solo a metà del mio percorso. E consiglierei di partire già entusiasti perché secondo me l'entusiasmo è la cosa che proprio aiuta di più i bambini, quindi loro capiscono quando tu sei felice, preso bene e quindi questo.